e ho visto il tuo annuncio. Sono rimasto un po' colpito. Aspetta, tu come ti chiami? Che non c'era scritto. Ah, Stefano, ciao Stefano. No, sì, sono di pista. Qui sono un pochino emozionato, però, perché, cioè, mi è piaciuto molto il tuo annuncio. E siccome io ogni tanto vado al sexy shop, così io. Mi piacciono queste cose a me, sono proprio fissato, mi piacciono tanto a me queste cose qui e insomma volevo sapere qualcosina in più magari, insomma, come funziona. Come hai detto, io ho 40 anni, tu? Io 22, è il mio compleanno oggi, ma ti rendi conto che, cioè, è incredibile, è il mio compleanno, vado al sexy shop e trovo l'annuncio, è bellissimo. Dimmi qualcosa, sì. A te piace Gli Affatto Schiavo? Io sì, però ecco, volevo chiarire una cosa subito, perché, cioè, io ho fatto lo schiavo, però non sessualmente a volte, cioè a me piaceva anche, che ne so, il mio padrone lasciava il cesso sporco, io leccavo tutto, mi piaceva tantissimo quando era così, cioè proprio non necessariamente col sesso di mezzo, cioè mi piace anche quando proprio vengo umiliato con tutto. A me mi piace umiliarti verbalmente, a me mi piace che il mio schiavo faccia il domestico. Insomma, il domestico? Che, sì. Cazzo, le pulizie le devo fare. Oh, ognuno ha la fantasia, si può fare la foto e due, poi mi piace scolacciarti il culo, anche con la cinghia, vedete come l'ho insegnato. Però io sono un pochino forse, cioè mi piace un po' più pesante a me, a dire la verità. Cioè, non lo so, di più, potresti fare di più se... voglia, io ho avuto anche degli schiavi resistenti che non legati con la frusta, hanno frustato il culo per bene. Madonna, che eccezionale però. Ma una cosa che non ho capito, ovviamente lo fai per piacere, vuoi un regalino magari no, con... No, lo faccio così, per hobby, come te. Per hobby, eh? Senti, io ho anche un compagno... diciamo un rapporto un pochino strano, a volte un po' sado, a volte dolce, a volte indifferente, però cioè se fossimo in tre sarebbe possibile magari inserirsi, fare qualcosa più insieme, non so. Sì, va bene. Sì? Ma e poi un'altra cosa, volevo sapere, ma se io volessi rigirare la frittata così dal niente, no? Io posso schiavizzarti a mia volta? Cioè, posso? No, io non puoi. No, io non l'ho mai fatto. No, sei un padrone. Vabbè, 40 anni d'altronde le fatte tutte. Però sei stato schiavo, dimmelo. Birichino, dimmelo che sei stato schiavo anche tu da giovane. No, no, sempre si vede l'istinto e porta quell'altro opposto. Sempre, sempre. Sì. Ma tu dove stai a Pisa? No, io sono di Livorno. Io Livorno. Madonna, com'è bello farci sculacciare un livornese! Madonna, il massimo! Io? Allora, io sono un po' bassino, c'ho un pochino di pancia, c'ho un culo però bello, bello, pingue! Ideale per essere sculacciato! Ideale! Perfetto! Come? Perfetto. È un po' sì, eh! Aspetta, una cosa molto importante per me sono anche le misure, te lo devo dire, perché a me le misure sono importantissime per me. Le tue misure, potrei saperle? 4 centimetri? Eh sì, io... 18. Madonna, che bello! 18, meraviglioso, meraviglioso. Io un po' meno, mi dispiace. Io ho 13. No. Ma che te mi hai detto che il sesso non è importante? Vabbè, può essere anche importante. Diciamo, è sempre un piacere, anche se lecco il cesso merdoso, vedere un bel nattone che mi piace, insomma, con... È importante. Cioè, ma come possiamo rimanere? Senti, aspetta, no, siccome sono, c'è il mio compagno qui che spinge tanto, vorrebbe un attimo mettere voce in capitolo. Siccome il mio schiavo, stai zitto, stronzo, fatti i cazzi tuoi. Comunque, se vuoi ti faccio fare due parole, così tanto per... Un attimo. Muoviti, eh? Pronto? Ciao! Pronto. Senti, no, io ora sono un po' imbarazzato.
però ho sentito un po' la conversazione. A me piace tanto leccare i piedi maschili, per esempio, è una passione che ho sempre avuto. A te andrebbe bene questa cosa, perché io, tipo, io ho avuto un'esperienza quando avevo 16 anni, ora io ne ho 26. E no, a me non mi lecchi mai i piedi, però scusa, c'è cioè, il mio amico che fa lo scemo. Però cioè, a me piace molto, a te lo faresti fare questa cosa? A me piace moltissimo, perché una cosa che proprio mi umilia profondamente, e vorrei ripetere questa esperienza. Solo una volta l'ho fatto, che proprio mi spingevano il piede in bocca, mi obbligavano, e io, cioè, io mi sono messo anche a piangere diverse volte, però cioè, per me è proprio una cosa che mi fa godere tantissimo. Se a te va bene... Solo quello vuoi fare? No, non necessariamente. Io, per esempio... Cioè, io lecco anche il culo, per esempio, cioè se tu me lo chiedi io te lo lecco, non è un problema. Cioè a te piace farti leccare il culo, per esempio? Sì, molto, molto, sì. Ma te fai, per metterci un pochino d'accordo, insomma, per capire, cioè le fai spesso queste cose? Cioè, hai parecchia esperienza? Non fai il geloso, dai. Ce l'ho avuto, si chiama. Cioè, ma ora non c'hai nessuno al momento? Come funziona? Sì. Tre o quattro al mese li fai, no? Ma io vorrei, cioè, perché noi siamo molto in coppia, io e il mio amico, a questo rapporto un po' particolare che praticamente una volta a settimana, diciamo, ci troviamo e facciamo questi giochi. Se possiamo trovarci in tre, a noi farebbe piacere, perché ormai siamo molto, molto affiatati, insomma. Se... Io qualche volta sì, non, magari dipende un pochino da come mi prende, insomma, ma quello magari ci mettiamo d'accordo al momento, insomma. Tanto per me non è un grosso problema, insomma, quindi. Allora senti, ti ripasso il mio amico, allora, così ci mettiamo d'accordo. Grazie. Grazie padrone, grazie, ciao ciao. Ciao tesoro. Allora, come possiamo rimanere? A Livorno dove ti trovi? Oddio, papà, è la tana del lupo, che bello. Allora, emozione un pochino. Ah no, ti do il mio numero, siccome sto chiamando da un telefono pubblico. Quindi ti do il mio numero, così... Sì. Guarda cosa ho la macchina, poi mi farò squillo e mi rimane. Ti rimane? Ah. Mi farò squillo e mi rimane. Ma con Anna è strato? Come? No, ti dicevo che poi sì, te lo posso fare, ma ora però non ce l'ho dietro, è quello il problema. Non ti preoccupare, poi quando me lo fai... Non ho nemmeno... Non ho nemmeno soldi, perché devo mangiare al Naldo. Comunque, anche Matteo, gli ho fatto lo schiavo, hai detto, vero? Sì. Ma io sono schiavo nella vita di tutti i giorni, sono schiavo nato, è bellissimo essere schiavo. Io sono schiavo dentro, proprio, sono schiavo dentro. Quindi sono sicuro che riuscirà benissimo e vorrò farmi sculacciare urlando forza Livorno, guarda, con la maglia di Frotti, in culo a Pisa merda, guarda, con bello così. D'accordo, quando venire? Possiamo fare tipo anche lunedì, insomma, io... Ma fa un culo all'università, lunedì, perché... Lunedì, come la vedi lunedì? Di pomeriggio, sì, di pomeriggio va benissimo. Che può fare, sì. E comunque, vabbè, hai detto che a te piace così, senza lucrare sopra, si potrebbe dire così. No, basta che tu ubbidisca, oppure se sei ribelle, che ti domo. Meraviglioso. Meglio così. Vabbè, allora per il numero, allora sei sicuro che non te lo posso lasciare? Non ce la fai ora a prenderlo? Così sono. No, magari sono più. Ma sono macchina. Ho capito. Poi mi mandi un squillo domani, quando ti pare, dai. Ok. Ciao. Ringrazio, ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Bravo, Enrico. Bravo.
Dio, 10 minuti. Ma no. Tutto filmato. Richiamalo. Non mi fa il puppa. Si vuole il puppa. Non ce l'ho fatta. Si vuole, richiamalo. Io richiamo. Poverino, facciamoci. Si vuole il puppa. Un'ultima cosa. Un'ultima cosa. Insomma, io ho la idea che questo prenda per il culo a sua volta. Questo non ha mai 40 anni. C'ha una voce a bimbetto. Come sembra.